libertà che da statuto, articolo 48, può in casi di urgenza e di necessità nominare il commissario straordinario. Vi invito tutti a prendere in mano ovviamente lo statuto del popolo della libertà che è pubblico, che il 27 gennaio scorso mi ha nominato, e non mi ha nominato perché notoriamente mi vuole bene, perché ha stima di me, mi ha nominato perché c'era stata una fuoriuscita di tutti i consiglieri regionali del popolo della libertà e quindi c'era una necessità di urgenza. Era il commissariamento del coordinamento regionale che, al quale era mancato, come voi tutti sapete, il consigliere Viola, che era l'indicato, il primo coordinatore, e poi De, che era il vicario appunto di Viola, come, e che era in forza a Forza Italia. Quindi c'era una latitanza in occasione chiaramente delle elezioni regionali. Quando si manca di rispetto a me in questo caso e quando si disattende un ordine del presidente Berlusconi, si disattende appunto, si manca di rispetto al presidente Berlusconi, non alla sottoscritta. Detto ciò, io sono sempre pronta a perdonare. Anche all'epoca del commissariamento ho detto chiaramente che non avrei fatto a meno di Leonardo e di Deck, ma anzi li ho invitati sempre a partecipare, a prendere come dire, vita all'interno del coordinamento che avevo nella mia testa. Loro hanno pensato bene invece di riempirmi di insulti di ogni tipo, di tipo politico e non. Io sono pronta a perdonare perché questo è nello spirito di noi berlusconiani doc, e non a caso li ho messi, oggi presento l'organigramma del Popolo della Libertà regionale, che ovviamente è composto da persone di Bolzano e persone di Trento, e al loro interno ho mantenuto i ruoli sia di Deck che di Leonardi. Ora mi auguro che con questa apertura loro vogliano venire nei consessi ufficiali e collaborare, visto che ci stanno neanche 6 mesi alle prossime elezioni regionali. Se non lo vorranno fare, prenderemo atto. Insomma, il presidente Berlusconi è stato chiaro, ci sono tante persone che aspirano ai loro ruoli.